Qualcuno ha già partecipato forse a altri incontri. Noi volevamo raccogliere e registrare delle documentazioni relative, prego, prego, al 1968, facendo parlare dei protagonisti. Il tema è sicuramente sempre quello della fantasia al potere, cioè di modi un po' originali e diversi di concepire la realtà e il mondo. Io questa volta dico solo due parole perché nel 1967 io ho finito il liceo scientifico, la vecchia maturità, quella in cui bisognava ancora portare tutti gli anni precedenti, eccetera, e mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria, che devo dire avrà avuto un grande prestigio, ma non era proprio il massimo della soddisfazione. Si sentono molti echi, sì. Volume fortissimo, vero? Secondo me. Ecco, come mi sono iscritto in ingegneria, mi sono fatto un'idea che era sicuramente una gran professione quella dell'ingegnere, ma che finire in 5 anni non era male, ecco, cosa che ho fatto in 5 anni. E la prima cosa che mi è venuta in mente è andare a trovare gli amici ad architettura, perché insomma il clima era un pochino diverso di quello di ingegneria. La prima persona che ho incontrato quando sono arrivato all'architettura è stato Carlo Olmo, che era allora un laureato in filosofia, allievo di Gabetti, e abbiamo toccato una discussione terribile su un libro che si chiamava Logica come scienza storica di Galvano della Volpe e sulla differenza, sulla dialettica per Parmenide rispetto a quella di Hegel. Già lì ho detto, ma se questa è la fantasia al potere, io mi divertivo un po' di queste cose di filosofia. Poi devo dire che ne ho viste molte di divertenti, potere vichingo, discorsi di salti nelle fontane. Mi ricordo una volta con un amico il test di un elmetto, il problema è quegli elmetti di plastica da cantiere, la discussione tra un architetto e un ingegnere era se reggeva o non ho un colpo di sgabello di quelli pesantissimi della facoltà di architettura. Io ho finito, era solo per dire che le persone che raccontano che il passato era una cosa grande, seriosa, eccetera, in genere mentono. Era anche una cosa molto divertente e simpatica, si era giovani e se ne inventava una anche per ogni colore, anche di più, insomma. Allora, io sono molto contento di essere qui. Poi con Guido ci siamo rincontrati in un periodo diversissimo, quando è stata fatta l'operazione che ha portato Castellani sindaco, no? E quindi quando in qualche modo si è dovuto ripensare al futuro di Torino, lì di professori di architettura ce n'erano, perché c'era Franco Corsico, insomma. Poi anche quelli che ho citato prima sono riapparsi, quindi in qualche modo un sogno di una città che non era soltanto un'azienda, no? Che doveva essere un qualcosa fatta per i cittadini. Io non voglio aggiungere altro perché so che nelle altre occasioni ne sono venute fuori di divertenti e di assolutamente sorprendenti. Volevo solo spiegare che il motivo per cui come Ismael abbiamo provato a fare questi incontri non è uno scopo soltanto commemorativo e, se volete, anche un pochino dissacrante, provare a immaginare il lavoro e il futuro come un qualcosa in cui la fantasia, l'immaginazione e anche il sogno e la speranza tornino ad avere un ruolo. Poi ognuno del passato può avere la lettura che vuole, ma per me, indipendentemente dalle posizioni che ognuno aveva in quel periodo, l'aver partecipato a quell'epoca ha voluto dire provare a sorridere e a guardare con un po' di speranza quello che veniva dopo. A voi. Grazie, grazie Giovanni. Grazie. Quanti sono già venuti alle altri incontri di voi? Ok, quindi non sapete bene che cos'è accaduto in questi 3-4 mesi. E questo sono, insomma, dal mese di maggio praticamente che ci stiamo raccontando il lungo 68, il lungo 68 italiano, perché abbiamo fatto un'indagine nei primi incontri. Siamo partiti dalle arti perché il discorso è centrato sulle arti, quindi
musica, architettura, pittura, c'è stato qui Michelangelo Pistoletto, ecco, e abbiamo indagato anche i romanzi di tipo Urania, abbiamo indagato nel mondo dei fumetti, in quell'area che noi definiamo del 68, ma che in fondo il 68 non vuol dire niente, perché il 68 è fatto di anni prima e di anni dopo, per cui stiamo circumnavigando questo periodo. Il 68 in Italia è un 68 lunghissimo, perché in Francia il 68 è un mese, maggio, il famoso maggio del 68, che ci ricorda anche la canzone di Fabrizio De André, anche se il nostro maggio ha fatto meno del nostro coraggio. In realtà il 68 è un periodo che parte da molto prima, parte dagli anni 50, parte dalla Beat Generation, parte dalla guerra del Vietnam, è un periodo che si concretizza nel 68 in Italia in particolare, perché questa vicenda di contestazione, che era partita in parte dalla guerra del Vietnam in America, in parte per la contestazione dei giovani sempre americani sulla società del consumo, sulla società delle merci, vi ricordate la Beat Generation, no? E quindi tutto quel periodo ha portato poi a delle modifiche, delle trasformazioni nel mondo giovanile. Questo mondo giovanile sarà quello che diventa grande nel frattempo, dagli anni 50, dagli anni 60, e arriviamo fino all'Italia. L'Italia in questo momento è nel grande boom economico, quindi che il boom economico in realtà è il boom economico degli anni 50, il boom economico viene datato appunto tra il 54, 55, 56, 59, quando a Milano sorge poi il Pirellone, la Torre dei Pirelli di Gio Ponti, quello è il simbolo che l'Italia ce l'ha fatta, no? Ci siamo elevati verso l'alto, verso la modernità. Nel frattempo che questa industrializzazione del paese, che era in parte iniziata nel periodo del fascismo, avanza in Italia, l'Italia diventa una delle 7 nazioni industriali più importanti al mondo, però anche qui si arriva a un periodo storico speciale, no? Cioè quello della contestazione, perché il boom era finito. Nel 68 esistono già tutti i problemi che vedremo poi nel 71 con l'austerity e con l'andare avanti, cioè la società delle merci è in crisi come già era in America. Ecco, e in questo contesto, mentre la scolarizzazione di massa è molto ampia, l'Italia è sempre più travagliata non soltanto dai problemi che riguardano la nuova situazione sociale, territoriale, l'immigrazione, no? Torino è passata da pochissimi abitanti a diventare 600.000 abitanti in neanche un decennio, sono tantissimi per una città che era comunque di ridotte dimensioni. Ecco, quindi noi cercheremo adesso di raccontarvi qualche cosa insieme a Guido Laganà, che immagino conosciate in parte. Guido Laganà è stato docente al Politecnico di Milano, se non che è anche di Torino, perdon. Scusa, il Politecnico di Torino, dove ha insegnato fino a 4-5 anni fa, e poi è un architetto, quindi un architetto come si dice militante, si è occupato un po' di tutto, dall'architettura al restauro, il nuovo agli interni, e ha una visione molto, molto completa di quello che è il mondo del progetto. Ecco, questa chiacchierata io mi ferirò ogni tanto, perché io il 68 l'ho visto alla finestra, l'ho visto consumando prodotti da bambino di 9 anni, però Guido tu eri decisamente qualche anno avanti a me, perché facevi già l'università, era la scuola superiore. Vogliamo iniziare questo racconto del lungo 68 italiano, che coinvolgerà l'architettura, il design e anche le arti? Sì, vi devo confessare una cosa, che preparando questo lavoro, perché non si ricorda tutto, bisogna riscavare nel proprio passato, io mi sono trovato un po' a essere documento di me stesso, ed era la prima volta che mi succedeva in vita mia, quasi come se fosse un elemento, non dico archeologico, ma antico, su cui dovevo ragionare. Allora ho ripreso, aiutato da internet, ho ripreso una riflessione su quella che è stata la mia esperienza del 68, e che cosa ha significato veramente per me. E allora è diventata un po' una riflessione su me stesso, perché nel corso della vita si fanno delle ricapitolazioni, e questa offerta da Fortunato è stata un'occasione per una ricapitolazione.
E ci sono alcuni fatti che poi nelle immagini, ecco, la prima è questa, in realtà, diceva Fortunato, il 68 è nato prima. Vorrei buttare lì, vi darò molti flash, o darò a me stesso e a Fortunato molti flash, su cui ragionare, un po' come spargere dei semi su cui riflettere. La prima cosa è l'alluvione di Firenze, 66, novembre del 66, facoltà di architettura, torre sud-ovest, arriva il professor Leonardo Mosso, che è stato poi il mio maestro, di maestri nella vita ce n'è uno solo, il mio è Leonardo Mosso, che ci invita l'indomani mattina ad andare a Firenze a tirar fuori i libri dal fango e dall'acqua all'alba. Reagiamo e ci ritroviamo a Firenze. È stato l'incontro, diciamo, rivelante della mia vita, perché mi sono trovato con tanti altri giovani provenienti anche da posti diversi e c'era un unico obiettivo. Noi non eravamo a Firenze, noi eravamo Firenze, perché sapevamo che era in gioco il fondo della nostra cultura. E poi ci divertivamo, perché stavamo insieme, si parlava, si cantava e si vedeva un futuro ampio, un futuro di progresso, un futuro di energia e un futuro generoso. Ecco, se posso dire, mi viene in mente adesso, nella mia generazione è stata una generazione generosa, perché avevamo ancora l'alito della guerra portato dai nostri genitori, nello stesso tempo sapevamo che dovevamo lottare per andare avanti, ma era una lotta allegra, era una lotta immaginosa. E poi c'è stato un fatto precedente a cui accenno un momento, il Concilio Vaticano II, è strano, eh? Però per la prima volta l'istituzione più solida, più rigida, che ha un'influenza sul nostro paese, si metteva a discutere di se stessa. E questo è stato molto importante, perché il principio di autorità è stato messo in gioco a partire dal 62. E per una parte di giovani che stavano intorno o dentro questa cultura, questo ha avuto un grosso significato. Ecco, i libri, andiamo avanti. Ecco, entriamo nel merito di quello che possiamo andare avanti. Vai avanti, vai avanti. Ecco, il mondo in cui noi ci trovavamo. Era un mondo in cui ci sono alcune, diciamo, oggetti che sono degli oggetti chiavi. Di alcuni oggetti vi parlerà anche Fortunato, che riguardano per esempio il mondo della plastica, ma c'era una società che si stava sviluppando, un proletariato giovanile che stava arrivando a Torino, con cui noi ci incontravamo, per esempio, nelle manifestazioni. Gli oggetti che rappresentavano le esigenze e rispondevano ai bisogni di queste persone, di questi giovani, erano la Vespa, l'ambretta. Io ho messo un po' di disegni perché ho l'abitudine di mettere i disegni, andiamo pure avanti, e la 500 Dante Giacosa. Questa 500 per noi era la libertà di muoversi. Ricordo un viaggio in Turchia, eravamo in cinque su una trappola del genere e giravamo tranquillamente, la sera si smontavano le tende, ma noi avevamo la possibilità di andare a vedere il mondo. Cosa succede, per esempio, nel 68 occupiamo la facoltà, facciamo tutto quello che era necessario fare, però in estate si prendeva autostop Mario Grosso, professor Mario Grosso, e siamo andati in autostop a studiare l'architettura di Alvar Aalto.
in Finlandia. Alvar Aalto era un grande architetto finlandese. Allora c'era da una parte l'esigenza di libertà, se posso riassumere il mio 68 in una parola sola, la libertà, il muoversi sul territorio e l'incontrare persone. Noi avevamo una mentalità inclusiva, nello stesso tempo avevamo una mentalità conflittuale, perché dovevamo conquistare la nostra libertà, e la nostra libertà la si conquistava con le manifestazioni, ma anche, fondamentale, con lo studio, con la cultura, con l'innalzamento intellettuale, perché per una persona che proveniva dalla piccola borghesia come me, lo studio era l'emancipazione sociale. Non era soltanto imparare delle cose, trovare un posto di lavoro, ma era anche cultura, era anche elevarsi da questo punto di vista. Vai avanti. Ecco, arriviamo un po' al... ecco, questo qui era il nostro sogno. Noi avevamo... scusa. La facoltà occupata. La facoltà occupata, ecco, qui manca una parola. Ci si intravede studenti, ma ci sono anche gli assistenti. Gli assistenti a quell'ora, a quel tempo, erano anche Aimaro Oreglia d'Isola. Gli assistenti erano dei giovani più anziani di noi, ma erano pur sempre dei giovani, cioè erano delle persone che dialogavano con noi. A un certo punto decidono di dare insieme con noi il giro, ma c'erano anche dei professori. Quando si parla del 68 come di un'aggressione, bisogna fare attenzione a una cosa, che per noi il professore era colui che ci trasmetteva la cultura, quindi era una persona molto importante. Non irridevamo i professori, ma non tollerevamo chi ci ingabbiava, perché avevamo bisogno di discutere, avevamo bisogno. Mi viene in mente una cosa, esame di sociologia urbana, per studiare, per confrontarmi con il professor De Tragiacche, Ires Piemonte Torino. Ecco, mi sono ritirato in convento per 3 settimane per preparare il mio intervento, perché lo scontro, lui poi è stato molto generoso perché poteva distruggermi in 5 minuti, però ha accettato il confronto, mi ha fatto parlare, abbiamo discusso, perché io ero preparato al massimo delle mie possibilità. Cosa succede alla fine? Mi offre il 30, sdegnosamente ho rifiutato, perché noi volevamo il 18 per tutti. L'ho avuto lo stesso il 30, però sdegnosamente lo dovevo rifiutare, perché altrimenti avrei perso la faccia. Poi toccava a lui mettermelo sul libretto. Ecco. Vedete, questa è un po' la logica, una logica un po' strana, però era questa. Dovevamo usare la cultura pura per la nostra crescita, non per ottenere qualcosa. Andiamo pure avanti. Ecco, si vede poco, ma qui ho tentato, pensando alla mia infanzia, alla mia gioventù, di capire dove viene fuori questa vena di stranezza. E ho scavato nella mia infanzia. Il rapporto è tra immaginazione e realtà. Qual è la connessione tra immaginazione e realtà? La connessione è l'immagine. Mi sono ricordato, avevo una nonna greco-ortodossa, mi portava, sono nato in Egitto, vicino al Cairo c'è questa chiesa. Questa che vedete è una iconostasi, è quella parte della chiesa che separa la popolazione dai presbiteri. I presbiteri sarebbero i sacerdoti. Si passa attraverso queste porte e si va in un altro mondo. Io non avevo mai capito bene questa questione. Questa questione poi è stata affrontata, vai pure avanti, da un personaggio
che si chiamava Florensky, il quale, e costui, ucciso nel 1937 in un campo di concentramento staliniano, costui mi dà una chiave di interpretazione leggendo un suo libretto che è intitolato Le porte regali. La chiave è questa: tra il mondo del visibile e il mondo dell'invisibile c'è l'immagine. Qualcuno di voi studia, dei ragazzi che sono qui presenti, e studia lingue, dicevate prima. Mi è capitato di incontrare in treno una ragazzina, Torino-Milano, una ragazzina di circa 17 anni, l'ho saputo dopo, stravaccata sul divanetto del treno, irritante. A un certo punto mi siedo e non so come mai cominciamo a parlare. A un certo punto scopro che fa lingue. E dico, ma perché stai studiando? Sta studiando perché le davo del lei. Lei voleva che le dessi del tu, ma io non volevo dar del lei. E mi dice, ma a me non piacciono le lingue, mi piace affrontare, approfondire la struttura della lingua, quello che non si vede, cioè come sono costruite le lingue umane, che sono tante. Questa cosa qui, vi dico, mi ha fatto venire un tuffo al cuore, perché questa ragazza aveva intuito una cosa che noi architetti, coloro che sono architetti, si portano dietro tutta la vita: passare oltre quello che si vede e capire la struttura delle cose, le forze in gioco, i colori in gioco o le combinazioni, le migliaia di combinazioni possibile che ci possono essere a disposizione. Allora avevo un libretto scritto da Bauman, un signore che ha approfondito molto alcune questioni di filosofia sociale e politica, e gliel'ho regalato. E lei mi ha risposto: mi ricorderò di questo giorno. E per me è stata una bella cosa, perché ho capito che in quella persona c'era una sostanza di intelligenza delle cose. Ecco, veniamo un po' a... Ecco, questa è l'iconostasi. L'iconostasi è quella parete che separa, che vi dicevo prima. In questo caso abbiamo un'iconostasi per cui si vede un po' attraverso. Cosa possiamo capire da questa cosa? Possiamo capire che esiste una relazione tra il reale e l'immaginazione. Questa cosa, questa separazione è superabile attraverso la fantasia. Allora, quello che era un po' lo slogan fondamentale, principale della nostra vita di giovani allora: la fantasia e l'immaginazione al potere, ecco, diventa un po' la chiave di lettura di quello che può essere, diciamo, l'architettura nel corso del tempo e così come si è sviluppata negli anni 60. E direi che per porti un problema, una questione. Noi eravamo all'immaginazione al potere, non eravamo sicuri di questo. Non era soltanto il ricordo del maggio francese, che per l'appunto è durato un mese. Per noi era una cosa molto più lunga. Per voi, che siete venuti subito dopo, che cosa ha significato questo slogan, questa parola d'ordine? Ma allora, noi siamo proprio, cioè io sono del classe 1959, per cui questi anni 60 sono per me gli anni della televisione, innanzitutto, perché la mamma andava a lavorare tutta la famiglia, allora si tornava a casa alle 18, 18:30,
e io mi ritrovavo da solo davanti a una televisione, come si usa fare adesso, come si è usato fare in questi anni, a guardare le trasmissioni televisive dove passava questa immagine azione, cioè la mia immagine azione passava dalla televisione negli anni 66, 67, 68, e quindi il mio ricordo è legato moltissimo ovviamente a quei programmi che ai bambini piacciono. Allora c'era un programma che si chiamava Studio 1, piuttosto che c'erano i cantagiri, per cui c'erano giovani che non erano giovani come me, ma come te, però io li vedevo più vicini rispetto alla mamma, per cui i capelli lunghi, le bandiere un po' americane, la libertà di muoversi, la televisione comunicava attraverso i media, come McLuhan ci insegna, ci stava comunicando un nuovo modello di persona da dover recitare nello scenario degli anni 70 e 80, no? La televisione ci faceva vedere... la televisione è stato praticamente quello che nell'arte ha fatto Fontana, cioè che ha bucato la tela e poi hanno fatto l'arte povera, cioè la televisione ci ha consentito in quello schermo piatto di immaginare un mondo che al di là di questo quartiere dove io allora stavo, in via della Consolata, era più grande di questa zona, no? E della mia scuola che stava in via del Carmine, e questo percorso di tutti i giorni attraverso la televisione immaginava, l'azione era immaginare che potessi un giorno riuscire a traguardare una linea di un confine che era quella stessa della televisione. Tutti questi documentari che la TV ci comunicava erano per noi il disegno di una visione del futuro che avremmo dovuto interpretare. Adesso la domanda è certo che è difficile da rispondere, cosa immaginavamo? Quello che io ricordo di questo momento è il cambio generale della vita in città, della vita dentro casa, dell'arrivo e del consumo di nuovi spazi interni con l'arrivo di nuovi oggetti, di nuovi mobili per la casa e di nuove situazioni che nei palazzi storici della città sembravano all'inizio fare molto stridore. E quindi quando per noi l'immaginazione era a quell'età tentare di definire anche una linea creativa, forse eravamo figli di una creatività molto in eccesso rispetto a una generazione più vecchia, non solo la tua, parlo dai miei genitori, che invece veniva da un dopoguerra, da un'educazione fascista in cui la disciplina e il rigore erano molto di casa. Parlo anche dei miei insegnanti a scuola, ci stavano molto spesso un po' stretti perché eravamo, come sono i bambini di oggi in qualche modo, un po' più visionari su certe cose rispetto a quello che era la visione di una persona che allora poteva avere 40 anni, 50 anni, insegnava. E quindi il nostro universo era un pochino questo. Per quanto riguarda il mondo dell'architettura, qui nel centro storico molti di questi immigrati poi andavano nella città nuova, questa famosa città che tutti sognavano perché non volevano stare, chi c'era in quegli anni lo sa, non si voleva stare nel centro storico perché le case appartenute alla nobiltà, alla contessa paesana, via Consolata 1 bis e tutti gli altri erano fatiscenti, via San Domenico, via Sant'Agostino, gli immigrati arrivavano, quindi l'architettura era, come ricorderai anche tu, in uno stato catastrofico, c'erano emigranti con bambini, 4, 5, 6 figli, che abitavano in queste piccole stanze con un buco perché il pavimento si era sfondato che guardava ancora della famiglia sotto, quindi la situazione dell'architettura in quegli anni era tragica. Gli emigrati che prima alloggiavano alla loggia, ti ricordi, o nelle casermette, si chiamavano così, i primi emigranti avevano tutta la voglia di avere la modernità che la TV gli aveva promesso, cioè la casa nuova alle Vallette piuttosto che in un'altra zona di Torino, cioè la periferia più estrema era quella ambita. Quindi l'immaginario di molti, mio no, ma di molti bambini che frequentavano allora la scuola con me, qui la Federico Sclopis, che è proprio qui vicino, e erano appena arrivati, immaginavano un'altra modernità che gli era arrivata guardando la televisione nei bar dei paesi a Pantelleria, piuttosto quando c'era la televisione, o appunto perché la televisione non era nelle case ancora negli anni 60, e quindi quell'immaginario si sviluppava in questo modo. Ecco, questo per quanto riguarda, se una risposta che può soddisfarti, la nostra fantasia al potere. E chiaramente per me la fantasia da ragazzino, mi sono innamorato dei Beatles che avevo 6 anni, ho ricevuto una sberla la sera in cui i Beatles sono passati al telegiornale, perché
stavo in un collegio e questa donna del collegio mi ha detto: ma a chi piace, a chi è che piacciono di voi bambini questi cappelloni pidocchiosi? Ho alzato la mano, mi è arrivata una sberla e mi è uscito il sangue. Per cui per me i Beatles sono rimasti una traccia degli anni 60 che mi sono portato fino adesso. Era un po' questo. Poi vedevamo il mondo dei grandi, dove c'è quelli più grandi di noi, che eravate voi. Chiaramente il nostro mondo era ancora molto relegato, l'hai detto tu prima, alla chiesa. Si andava a fare chierichetti, quella era una Torino. In chiesa si cantava la musica beat, se ti ricordi, con le chitarre. E poi voi invece in quel periodo, più grandi, avete fatto qualcosa di diverso in quelle chiese torinesi. Ecco, osservate questa immagine e poi riprendiamo il discorso, andiamo per stimoli e improvvisiamo ovviamente. Questa immagine è di un artista architetto che risponde ad uno stimolo di Pino Galizio, che era un situazionista. I situazionisti erano gente strana, nascevano dal costato del marxismo, del comunismo, ma erano molto irridenti e molto critici. Pino Galizio, se vai indietro di una, vi faccio vedere una sua, ecco, Pino Galizio era questo, morto presto, era un astrattista, però volevo farvi notare una cosa. Se voi esaminate, vi concentrate su questo dipinto, capite come questo dipinto è fatto di strati diversi. E a secondo, se vi concentrate davvero, lo vedete, entrate in questo dipinto, a un certo punto vi renderete conto che c'è una matrice di colore, una matrice di segni, di geometria, ed una matrice di toni, colore e segno. Se voi li separate, ci entrate, a un certo punto vi renderete conto che abbiamo superato la bidimensionalità, siamo entrati nella tridimensionalità. Questo è quello che vi dicevo prima. Non fermatevi a vedere le cose così come appaiono, smontate nella testa, smontate una lingua, smontate una notizia, smontate una costruzione, smontate qualunque cosa, perché questa è la nostra esigenza per capire, è la nostra esigenza per capire come funziona il mondo. Constant prende questi dipinti, li trasforma in architettura, dialogavano fra loro. E questa struttura qui è una struttura che risponde ad un'esigenza che riguarda gli zingari. Pino Galizio aveva un forte rapporto con gli zingari, cioè con qualcosa che è strutturale alla nostra civiltà, che è l'opposizione tra i nomadi e gli stanziali. Se voi entrate un po' in questo nostro spazio, ci rendiamo conto che ancora oggi c'è il confronto, la lotta tra nomadi e stanziali. Pensiamoci un momentino, l'abbiamo davanti agli occhi oggi. Allora, questa permanenza di confronto, di conflitto, fa sì che alcuni degli stanziali cercano di capire i nomadi e alcuni dei nomadi cercano di cogliere le ragioni profonde degli stanziali. Questa fa parte della storia dell'umanità ed è rappresentata da questo disegno. E questa è una carrellata di come gli artisti hanno affrontato il problema del conflitto prodotto dal 68. Il maggio, Franco Angeli col corteo, andiamo poi avanti, carrellata proprio, ecco, l'Emilio Vedova che è un astratto, andiamo avanti, ecco, vorrei fermarmi perché questo è un trauma. Ancora oggi, in questo momento, c'è un conto in sospeso
con questa società da parte della mia generazione e di quelle anche successive e precedenti. Il 1969, i funerali dell'anarchico Pinelli, la strage di Piazza Fontana. Per noi questa immagine, e uso la parola immagine apposta perché è un dipinto, rappresenta un rapporto tra il visibile, le bombe di Piazza Fontana, e l'invisibile, cioè quello che è nascosto dietro le bombe di Piazza Fontana, cioè la struttura del potere che reagiva a un movimento di trasformazione della società italiana. Ecco, questa è per noi una iconostasi, cioè un'immagine che rappresenta il rapporto tra la realtà e quello che c'è dietro il reale, che bisogna cercare di capire. Prima Fortunato parlava delle scelte dei un po' più grandi. Le scelte sono state, per esempio, il mettersi a fianco di quei giovani operai di cui parlavamo, che vivevano nel centro storico, con una situazione molto interessante. Non erano gli immigrati disperati, erano immigrati lavoratori, quindi avevano un salario, questo salario permetteva loro di vivere, ma erano fuori dalla società perché vivevano in catapecchie. C'era una integrazione di carattere economico, produttivo, e non c'era, c'era una esclusione sociale. Questo è stato il cortocircuito di un lungo periodo di integrazione, di relazione tra giovani provenienti, gli studenti e gli operai. Il punto è questo: integrazione economica, ma non integrazione, esclusione di tipo sociale. Di qui sono nate le lotte per la casa, sono nate le lotte per i servizi sociali, perché Torino rispondeva al meccanismo classico fordista della città che comincia a costruire lingotto, le fabbriche nella città, poi le sposta, rivalta, poi decentra le residenze, gli operai vengono poi nel lungo periodo spostati dal centro storico e poi sposta i servizi, che sono ovviamente gli ultimi e che vengono realizzati, perché sono dei costi morti, vengono realizzati sui tempi lunghi. Allora qui devo dire una cosa, credo è un dovere, ecco, ma sentito, che Torino ha affrontato questo problema. Mi riferisco al 75, la prima giunta Novelli, che ha affrontato un nodo terribile. C'erano 2000 famiglie che occupavano le case e ha affrontato e risolto questo problema, per sottolineare quanto in quel periodo c'era voglia di risolvere i problemi, e di questo bisogna darne atto. Possiamo andare avanti, vai. Ecco, questo è Decker, è un fotomontaggio, è una tecnica di fotomontaggio, ed è la sintesi dell'altro tema che ci impegnava in quegli anni, che era la guerra nel Vietnam. Allora, 69, nello stesso anno, si ha la posa del primo piede umano sulla Luna e abbiamo il massimo della radicalizzazione della guerra in Vietnam. Questo artista nordamericano mette insieme le due cose, mette i cadaveri di Mai Lei è stata una delle stragi più sanguinose della guerra di Vietnam, fatta dai soldati americani in un villaggio vietnamita, e mette la Luna. Ecco quindi la contraddizione, far venire fuori quello che non si vede, perché se prendiamo i due episodi separati, sembrano separati, poi in realtà se li mettiamo insieme l'invisibile diventa visibile, e quindi l'arte serve a portare l'invisibile
alla luce degli occhi. Andiamo avanti. Ecco, e questo è sempre, diciamo, Wostel sul Miss America, sul Vietnam. Ecco, non si può dire, questa è una notazione critica, non so se Fortunato sia d'accordo o meno, perché lui ne sa molto più di me di arte, e che non esiste un'arte del 68, perché l'arte c'era prima, c'era, lo vedremo, l'arte povera negli anni 60, il Michelangelo Pistoletto, poi vi farò vedere una cosa di Piero Gilardi, perché Piero Gilardi fa una scelta, diciamo, radicale, quella di abbandonare l'arte militante per lavorare con i pazienti psichiatrici, per lavorare nel campo della politica, però l'arte incontra i temi del 68, però ha un suo linguaggio, sono linguaggi molto diversi fra di loro, perché se prendete questo Bai che abbiamo visto prima, Vedova che abbiamo visto ancora prima, sono linguaggi diversi, eppure tutti assumono poi il tema, transitoriamente, poi gli artisti lo abbandonano, lo superano, fanno altro. Ecco, quindi non possiamo parlare di un'arte del 68, probabilmente nemmeno di un'architettura del 68, ma di un'architettura e di un'arte nel 68, che in qualche modo interloquisce con il 68. Andiamo avanti. Ecco qui il Michelangelo Pistoletto, che anche qui il gioco visibile e invisibile. Noi vediamo una immagine che è una interpretazione, un contrasto tra la cultura classica e la cultura, la Venere degli stracci, ecco, la cultura di un mondo che sta in qualche modo partorendosi. Ecco, andiamo pure avanti. Ecco, questa, scusa, torno un attimo indietro perché questa mi fa impazzire come architetto. È una delle soluzioni artistiche di Pistoletto che mi affascinano di più, devo dire la verità. Cioè lo specchio con un'immagine fissata nello specchio, fate attenzione, e poi le persone, gli osservatori che passano, si specchiano. Cos'è il visibile? Cos'è l'invisibile? Cos'è il reale? Cos'è l'irreale? Ecco, questo è un gioco estremamente interessante per l'architetto, perché se io prendo e organizzo uno spazio attraverso specchi, figure fisse, figure che si muovono, ho avuto un'esperienza in questo senso, c'è da impazzire, c'è letteralmente da andare fuori di testa. E quindi questa, torno sempre all'iconostasi, questa è una iconostasi che mette insieme il visibile e l'invisibile. Questa è la mia chiave di lettura e non me ne importa niente se un qualche critico d'arte mi dica il contrario. Mi serve per il lavoro che faccio, perché io se non invento sono morto. Andiamo avanti. Ecco, scelta di Piero Gilardi. Piero Gilardi, ogni primo maggio, finché avrà vita, sarà in Piazza San Carlo con le sue performance. Cosa fa Piero Gilardi? Artista vicino all'arte povera, e prende la decisione di staccare e fare politica attraverso l'arte. Fate attenzione, attraverso l'arte. E quindi inventa queste, diciamo, questi atti per la strada con tutti gli anni diversi temi, fino a quando a un certo punto, andiamo pure avanti, fino a quando a un certo punto decide, cosa succede? Ecco, decide di, si vede poco però non fa niente, ve lo racconto, decide di ritornare a fare l'arte, l'art pour l'art, si diceva, l'arte per l'arte, e lavora su quei, sviluppa quei tappeti natura per cui lui aveva sviluppato la sua attività di artista. In questo caso, in questa situazione, l'ho aiutato perché l'ho aiutato ad allestire questa mostra a New York, che significava il suo ritorno, diciamo, all'arte. Ecco, qui stiamo entrando un po'
nell'architettura. Ugo La Pietra sviluppa un ragionamento che è di sfida alle leggi di gravità, cioè dare l'impressione, rompere con quello che è lo spazio. Ecco, questo è un tema importante che si è sviluppato nel corso del tempo anche attraverso il 68, e non pensare più alla geometria euclidea in senso classico, gli assi ortogonali, il riferimento a qualcosa di stabile, platonico. Platonico significa dare sicurezza alla persona che si trova in un determinato spazio. Qui non si dà sicurezza alla persona, ecco, è una specie di architettura, la chiamava disequilibrante. Ecco, vorrei un po' sottolineare questo aspetto. E c'è un altro aspetto che emerge molto forte, che è la stessa crisi dell'architettura. Vediamo l'immagine successiva e poi torniamo. Allora, Beaubourg, Renzo Piano. Torniamo indietro. Ecco, architettura spontanea. Torniamo avanti. Andiamo avanti. Beaubourg. Cosa c'entrano queste due immagini? Ecco, io ho visto una forte correlazione. La prima, quella che abbiamo visto precedentemente, è fango, terra colorata e costruzione, cioè sono i prodotti della terra, stiamo parlando dell'invisibile, di ciò che sta dietro le cose che vediamo. Possiamo parlare di quella precedente di un'architettura primitiva, tra virgolette, niente di più sbagliato, e vediamo questa che è un insieme di oggetti, di materiali, di strutture dell'industria. Hanno la stessa logica, io prendo quello che c'è e lo metto insieme attraverso una struttura mentale che è quella del raccoglitore che mette insieme oggetti diversi. Allora, vedete come si superano le apparenze, si capisce qual è la logica che sta sotto, e quindi la fantasia, il potere, l'immaginazione, preferisco il termine immaginazione, cioè mettere insieme cose diverse e relazionarle in modo tale che abbiano una vita nuova. È nient'altro che Duchamp che raccoglie, per esempio, gli elementi, in questo caso Piano e Rogers raccolgono gli elementi disponibili. Vedete, quelle travi orizzontali, le controventature, non sono nient'altro che elementi della cantieristica navale che vengono utilizzati in un edificio per la cultura. Quindi sono oggetti raccolti, messi insieme con una nuova vita, con un nuovo esito. Andiamo pure avanti. Ecco, questa è la mentalità del 68. È come andare sull'otto volante dell'immaginazione. Mentre Piano e Rogers facevano la cosa che abbiamo visto, e delle donne, degli uomini africani facevano le cose che abbiamo visto prima, Enzo Mari propone questa sedia, la sedia numero uno, che viene prodotta non dalla Artec. La Artec, tanto per intenderci, era la fabbrica che produceva i mobili di Alvar Aalto. Alvar Aalto, lo dico per i giovani presenti, è un signore che faceva l'architetto ed è stato molto importante per noi, è qualcosa che ci fa tremare il cuore. Cosa fa Enzo Mari? Propone l'autoprogettazione, il fai da te sostanzialmente, qualcosa che va oltre il prodotto dell'IKEA, cioè prendi delle assi di legno, costruisci una sedia. Qui è molto importante ricordare un concetto economico, il valore d'uso e il valore di scambio. Fortunato, prima parlavi della critica
alla società consumistica, la critica, ecco, è questa, cioè favorire il valore d'uso. Un oggetto, un pezzo di legno, con un pezzo di legno posso fare delle cose meravigliose e non me ne importa niente del mercato. Oggi sentiamo dire che è il mercato che decide, è il mercato che vuole. Il mercato, noi del mercato, fino a un certo punto, ce ne facevamo un baffo. Cercavamo di stare fuori dal mercato, lo usavamo, ma cercavamo di non esserne usati. Questo almeno tendenzialmente. Per cui si andava vestiti con una propria divisa, ciascun gruppo aveva la sua divisa, ma erano stracci, la Venere degli stracci. Cercavamo di affrancarci da questo dominio. Mari traduce questa cosa in una sedia, andiamo pure avanti, e arriva, e questo è commovente, perché arriva a spingere il valore d'uso fino a trasformarlo in poesia. Questa è una putrella e la trasforma in un vaso, un contenitore di verdure. Una putrella piegata, le putrelle sono quelle, le travi che servono a fare i solai, e la trasforma in un contenitore. Questa è la forza, l'immaginazione è il visibile che diventa un invisibile, è il passaggio dal reale all'immaginario. Andiamo pure avanti. E ho messo, perché mi piace moltissimo, a me piacciono i sarti bravi, mi piace soprattutto capire come facciano a costruire, perché l'architetto, l'architettura si interessa al corpo umano. Non si interessa allo spazio astratto, si interessa al corpo umano. C'era, mi viene in mente adesso, un ballerino che fortunatamente era architetto, o un architetto che fortunatamente era un ballerino, che si chiamava Rudolf Laban, che ha disegnato architetture nello spazio del corpo umano in movimento. Questo è Balenciaga, che nel 68 costruisce questo vestito da sposa. È di una semplicità inaudita, è l'essenza del valore d'uso e l'essenza della poesia, perché la semplicità, che è difficile a farsi, si trasforma in poesia. Andiamo pure avanti e vediamo adesso la tecnologia, ecco. Andiamo adesso, ecco, lascia perdere Brion Vega, poi ne parli magari. Ecco, parla un attimo di Brion Vega, delle cose milanesi, no? Dopo, andiamo avanti allora, perché quello era un nostro oggetto particolarmente amato. Vai pure avanti, ecco, vedete, Bruno Munari, anche è un compagno di strada per un certo periodo. Bruno Munari, tra l'altro, aveva una capacità enorme, che era quella di riuscire a parlare, a lavorare con i bambini. Trasforma, e per quello che l'ho messo vicino a Balenciaga, trasforma una rete, ecco, in un movimento, in quelle che lui chiamava le macchine inutili, e per cui i vari produttori di oggetti lo criticavano a fondo, perché se sono inutili cosa li vendiamo a fare? Vendeva, cioè disegnava le sculture da viaggio, uno le piegava, le metteva nella valigia, poi arrivato in albergo le apriva e le contemplava, perché c'è l'aspetto della contemplazione, ed era una rottura di certe regole dell'osservare. Era quella di inventarsi con niente, con poco, inventarsi l'arte, inventarsi la poesia. Andiamo pure avanti. Ecco. Vedete, sembrano
delle foglie, non si smetterebbe mai di guardarle, perché questa forma ti suggerisce altre forme, ti prende la mente e ti porta in uno spazio che è sempre nuovo ed è sempre uguale. Andiamo pure avanti. Ecco, questa l'immagine è pessima, perché è pessima l'originale. 1969, Como, lui si pone il problema di far vedere l'aria, ed era quello che a noi ci divertiva. Mi viene in mente Bruno Munari, a un certo punto racconta dei suoi giochi da bambino, l'infanzia è importantissima. In questi giochi da bambino dice: io mi sono costruito, perché noi ci costruivamo i giocattoli, io mi sono costruito giocattoli per l'acqua, mi sono costruito giocattoli per la neve, mi sono costruito giocattoli per la terra. L'unico giocattolo che non sono mai riuscito a costruirmi era quello, il giocattolo per la nebbia. Allora, guardando questa immagine, dico: ah, vecchiaccio, però l'aria ci hai pensato. E allora nel 69 lui propone questa, si usa la parola a me non piace, questo atto, performance, questo atto che tenta di comunicare alle persone che osservano che cosa sia l'aria. E quindi oggetti che si librano nell'aria, oggetti semplici, oggetti leggeri che si librano nell'aria. Vai pure avanti. Ecco, andiamo avanti, no, facciamo pure, vai agli archigrammi. Ecco. Ecco, gli archigrammi, un momento, vai un momento indietro, ecco. Vedete, noi non abbiamo ancora visto delle architetture, dico delle architetture vere, ne vedremo alcune, perché il 68 è stato molto un pensiero, è stato abbastanza volatile, ecco, e gli archigrammi rappresentavano bene questa voglia, vai pure avanti, di immaginare una città inesistente, una città che poteva essere qualunque cosa. Andiamo pure avanti. Andiamo pure avanti. Ecco, gli archigrammi realizzano poi degli oggetti che sono delle poltrone. Andiamo avanti. Ecco, ed entriamo invece un po' nell'architettura che possiamo definire architettura vera. Gio Ponti, Milano. Allora, se voi osservate bene, così come si propone, è un'architettura un po' pesante, diciamolo pure. Ma osserviamola con calma, osserviamola andando oltre l'iconostasi, vedendo cosa c'è dietro. Dietro c'è una maglia molto sottile e precisa che organizza lo spazio. Il suo tentativo, 1964-70, siamo nel pieno del boom economico dell'Italia rampante, nel senso che costruisce, e lui tenta, l'ho messa apposta questa immagine perché è un po' dura, ecco, lui tenta di rompere la facciata, lui tenta di trasformare la facciata in una rete, in una, come in una trina, e quindi affronta un problema difficile con una mentalità fresca, che è quella del rigore di una rete, di una maglia ortogonale. Andiamo pure avanti. Ecco, e anche queste due immagini sono vicine fra loro, sono Moshe Safdi, Habit 67, poi Francesca Lamalva, che è architetto, vi spiegherà, si riconnetterà a Moshe Safdi, immagino, spero, perlomeno se non mi fai fare una brutta figura. Ecco, è la maglia dell'Habitat 67, una maglia, vedete, cubica. Allora noi siamo tra il già di un'immaginazione affermata e il non ancora di un'architettura leggera, di un'architettura che ancora
un'architettura del cemento armato, è un'architettura, se vogliamo, pesante, ecco, che l'architetto tende a trasformare. Uno dei problemi più importanti dell'architetto è quello di avere a che fare con una materia pesante, la pietra, il mattone, il cemento armato, il ferro e così via. Allora cosa fa Safdie? Safdie comincia a fare delle cose strane, per esempio dei buchi nell'architettura. Il ragionamento che faceva prima il nostro Gioponti, Safdie lo fa nelle tre dimensioni. Gioponti lo faceva nelle due dimensioni della facciata a Milano, Safdie lo fa nelle tre dimensioni. Buco, metto insieme come in un gioco di cubetti, metto insieme questi parallelepipedi, però creo una opposizione. Questo è fondamentale nell'architettura del 68 e nell'architettura in generale, l'opposizione pieno vuoto, pesante leggero, pieno vuoto, pesante leggero, bianco e nero colorato. Questa è la sfida nel 67, Quebec Habitat 67 doveva essere un modello della residenzialità, di una residenzialità urbana, intensa, pesante. Andiamo pure avanti, e qui siamo al contrario. Leonardo Mosso, La cappella per la messa dell'artista, 1964, Leonardo si impegna poi nel 68, è stato uno dei professori, insieme a Giancarlo De Carlo, ad altri, che hanno ragionato con gli studenti. Siamo cambiati insieme, siamo cambiati noi e sono cambiati loro. Perché sono cambiati? Perché avevano una mentalità combinatoria. Se io non riesco a risolvere il problema in un certo modo, ce ne sono altri 10 di modi di risolvere un problema. Questa è l'elasticità mentale. Allora, quest'uomo è in uno spazio chiuso, è in una cantina. Cosa fa? Usa delle assicelle di legno. Ricordate la trina di cui parlavo prima, una matrice, usiamo noi il termine un po' più pomposo, dietro voi non vedete più i mattoni della cantina, non vedete più lo spazio chiuso perché emette la luce. Allora annulla lo spazio intorno alla costruzione e crea un nuovo spazio, una specie di nido dove gli uccelli vanno a riposare, dove gli artisti vanno per la funzione liturgica. Quindi rompe uno spazio, ne costruisce un altro, e allora non si sa più dov'è il visibile e l'invisibile. Che cosa lega entrambe le cose? È l'immaginazione. Andiamo pure avanti. Ecco, e questi sono i due esercizi estremi, li chiamo io, su cui abbiamo lavorato, ci faceva diventare matti, che sono la città programmata ed è l'intuizione dell'informatica in arrivo. Noi immaginavamo oggi come il mondo dell'informatica e noi siamo nel mondo dell'informatica e lo immaginavamo cose come quasi una terra promessa. Ma cosa riusciremo a fare in architettura quando l'informatica, all'epoca la chiamavamo la cibernetica e i computer li chiamavamo calcolatori elettronici? Quindi si faceva questo, si poteva fare questo, una città che cambia, mobile, la sfida antica degli architetti nei confronti della staticità, una città mobile che si può muovere in ragione delle esigenze. Queste erano le matrici 0-1 che ci permettevano in qualche modo di immaginare il controllo matematico di queste cose. Possiamo andare avanti. E questa non si vede, è la sua... Il Museo della Resistenza nel Palazzo Carignano, la Nuvola Rossa, che nasce dalla scoperta, dal ritrovamento di molte bandiere della Resistenza
che lui immagina come una specie di nuvola che non impedisce la visione dei dipinti ottocenteschi, ma in qualche modo unisce l'oggi all'ieri, e anche qui questa diventa una iconostasi orizzontale, cioè quello che il reale che siamo noi sotto, l'immaginario che è il dipinto ottocentesco, e questa iconostasi in mezzo che le interpreta. Andiamo pure avanti. Ecco, e qui adesso tocca a Francesca la Malva, che ha avuto la fortuna di partecipare ad una... No, vieni qua. Ha avuto la fortuna di partecipare ad una esperienza con un grande vecchio dell'architettura, che era Paolo Soleri, allievo di Wright, ma soprattutto era Paolo Soleri. Grazie. Beh, io mi sono imbattuta in Paolo Soleri solo nel 2006, perché un piccolo articolo sul Giornale dell'Architettura mi ha fatto scoprire questo personaggio, di cui a Torino... Scusate, lei non è... Non sono del 68. E seppure torinese in facoltà non se ne parlava affatto, e lo scopro per caso e assolutamente devo iniziare a capire chi era e cosa stava facendo, e inizio a leggere tutto quello che c'era. Poi non bastava, dovevo andare ad Arcosanti negli Stati Uniti, incontrarlo e soprattutto poter vedere quello che si stava realizzando. Non so se... Perché Paolo Soleri parte nel 1946, si trasferisce negli Stati Uniti, lavora per Frank Lloyd Wright, uno dei più grandi architetti, padre dell'architettura americana, e proprio contro Wright a un certo punto si scaglia, perché Wright lavorava per una visione di città basata sull'automobile, non era la visione che aveva assolutamente Soleri, per cui inizia qualcosa che era un processo, una visione di una sistematicità di archeologie, lui le chiama così, si inventa questo termine, unendo un po' quello che è l'architettura alla cultura, ma soprattutto alla natura. E non gli basta disegnarle, ne disegna tantissime. Proprio alla fine degli anni 60 esce un libro negli Stati Uniti di suoi 30 archeologie disegnate, sono disegna inchiostro di una ventina di metri ciascuno, di visioni di queste città in diversi posti della terra e dello spazio. Ma introduce, a proposito di quello che si diceva prima, la quarta dimensione, introduce lo spazio, introduce il tempo all'interno della sua visione di città, e arriva a questa, che in realtà lui stesso afferma essere veramente un piccolo prototipo, perché la sua visione di Arcosanti, quindi parte da Cosanti, l'anticosa, Arcosanti, è una visione per 5.000 persone. Questa qua è una piccola parte, perché Arcosanti dalla fine degli anni 60 è costruita in autocostruzione appunto in Arizona, a circa 200 km da Phoenix, nella Mesa Verde, e lavora con un'architettura che è un'architettura che sicuramente ha delle influenze dei caratteri nostri mediterranei, ma la cosa interessante è che non ragiona sull'oggetto, quindi sul movimento inteso strade ed edifici, ma le coniuga, cioè le funzioni diventano intersecate, per cui quello che è uno spazio disegnato dall'architettura diventa un luogo di incontro della comunità, uno spazio dove si fanno magari spettacoli teatrali, allo stesso tempo viene vissuto, cioè le volte diventano dei luoghi dove contemplare la natura e rincontrarsi in altri momenti della giornata, si lavora e si vive e ci si muove all'interno delle stesse strutture. E forse la cosa più interessante è proprio questa visione dell'uomo, quella che personalmente mi aveva affascinato nella sua visione, che non è semplicemente portare la tecnica o il dato sostenibile, di cui già negli anni 70 sperimentavano su come fare, come rendere più sostenibile e erano più accorti rispetto sull'ambiente, ma proprio l'uomo al centro, quindi la visione di una città che era in realtà un po' pensata come un uomo
un uomo in tre dimensioni, la città stessa, quindi tante cellule connesse. Cosa cambia? Cosa si distacca notevolmente? Lui viene visto come un utopista, e su questa cosa mi ricordo, perché poi ho avuto la fortuna di trascorrere diversi mesi ad Arcosanti, di lavorare, quindi lavorare fisicamente nella costruzione, quindi al cantiere, ma anche lavorare con lui in studio, lo faceva arrabbiare tantissimo, perché cioè, io non sono un utopista, non ho una visione basta. E mi ricordo che avevamo chiacchierato e discusso, la visione che forse rispecchiava di più questo tipo di suo modo di costruire una comunità, in un certo senso, una comunità aperta, perché le persone arrivano in continuazione da tutto il mondo e non sono architetti e basta, ma sono anche semplici persone incuriosite che hanno voglia di mettersi in gioco e di lavorare, di conoscere altre culture. Era un po' quello che nel 67 scriveva e diceva Foucault rispetto alle eterotopie, forse un luogo aperto su altri luoghi, cioè il fatto che in qualche modo ci fosse una visione, la volontà di costruire qualcosa che lasciasse, insomma, che passasse a tanti altri il testimone che se lo portava dietro. Quindi il ritorno da Arcosanti è in realtà il fatto che tu fai parte di una comunità molto più vasta di persone che l'hanno vissuta anche in tempi diversi, che ritornano. Io sono ritornata nel 2011, ho rincontrato persone che erano state con me nel 2007 e persone nuove, e insomma in qualche modo fai parte di una grande comunità mondiale che ragiona, si incontra, pensa e in qualche modo vuol portare avanti un modo diverso di vivere, ecco, dove non necessariamente sia quello pensato e in cui ci si trova oggi, in sostanza. E quindi questo è un po', ad esempio, qua si vede un'iperconnessione di funzioni, perché all'interno di questi ambienti si ritrovano spazi in cui si dorme e si vive, luoghi. Ad esempio all'interno di questo c'è una galleria artistica dove si vendono anche i prodotti realizzati dalla comunità attraverso il lavoro della terra, la terra intesa anche proprio come silt casting, quindi la creazione di campane, di piastrelle in ceramica, che è la stessa tecnica poi usata per costruire con il cemento, quindi quello che si diceva un po' prima su Safdi, le costruzioni stesse, però non più una visione di funzione, cioè la residenza da una parte e il luogo di lavoro da un'altra, ma una necessità di contenere il più possibile le menti in qualche modo tra di loro e di connetterle. Sono visioni. C'è un grande rapporto col contesto, tra l'altro con la natura, che non vuole essere qualcosa di diverso, anche l'agricoltura stessa. Io ho partecipato. Fare una domanda. Sì. Le classi di età, le generazioni che lavorano a questa esperienza, parlano un attimo. Ma si trovano. Persone ci sono? Allora, ci sono persone che intanto hanno partecipato alla costruzione, alla prima pietra in sostanza, alla posa della prima pietra, anzi della prima chiave di volta di una degli archi, che sono lì dalla fine degli anni 60 e in realtà sono impegnate poi anche in tutto quello che oggi è la fondazione Cosanti stessa per la trasmissione, quindi perché lui e molti delle persone che hanno continuato a seguirlo hanno continuato a girare anche per il mondo e a trasmettere la sua visione. E allo stesso tempo ci sono giovani, soprattutto ho incontrato tanti giovani provenienti da Giappone, Corea, India, affascinati, vabbè, oltre ad americani ed europei, più diciamo italiani e tedeschi per lo più, qualche francese, che sono studenti, che quindi vanno alla ricerca, ma non solo studenti di architettura, studenti in versioni differenti. E poi penso che la cosa molto americana, poco nostra, sia quella del prendersi dei momenti in cui anche ingegneri di alto livello, di alte, diciamo, istituzioni, arrivavano e prendevano dei momenti in cui azzeravano completamente la loro formazione, intesa come il loro lavoro, la loro professione, per dedicarsi a qualcos'altro.
la comunità partecipa, la visione della comunità qua è molto forte, partecipa in tutto quello che si deve fare, per cui c'è la da raccogliere le olive, perché lui poi ha portato alcuni dei nostri simboli anche, e tutta la comunità si ferma e lavora insieme a quello che è quindi anche il ciclo della natura, dell'agricoltura, e quindi ci sono tagli veramente differenti. Ho visto, mentre ero lì, ci sono state anche delle donne che hanno partorito, quindi bambini che sono nati e che sono poi cresciuti a contatto con non solo un'architettura particolare, ma anche un territorio un po' particolare, che è quello desertico comunque, quindi non il classico recinto e giardinetto, insomma, della villetta a cui forse siamo più abituati. E quindi un po' questo rapporto è abbastanza forte. Grazie Francesca, adesso credo che questa panoramica sia davvero... sia una panoramica che ci sta facendo vedere le milioni di sfaccettature di questo 68, perché adesso poi ci farai vedere un altro personaggio sull'architettura subito dopo quello che abbiamo visto Soleri. Ritorniamo adesso sul territorio italiano, personaggio tra l'altro molto discusso negli anni, no? Si tratta di Aldo Rossi. Sì, quello che... vai pure avanti, sempre sì. L'alta tecnologia. No, eccolo qua. Ecco, vediamo le due immagini, quella dopo. Anzi, cominciamo da quella dopo. Ecco, cominciamo, prendi quella dopo. Ecco. Vedete, questo è, questa cosa qua potrebbe essere interessante. Questo è un disegno preliminare dell'architettura che abbiamo visto prima, intravisto prima, e ci fa notare il rapporto che c'è tra l'immaginazione e la realtà e il reale. Memorizzate un momento questo disegno, se foste degli architetti direi 5 secondi dovete memorizzare il disegno, e torniamo alla realtà. Torniamo al disegno. Ah, vedete com'è molto aereo? C'è un'idea fondamentale. Gli alberi, dagli alberi emergono altri alberi che sono degli steli che portano i nidi delle abitazioni sopra. Questa è l'idea. Quando un architetto vede il disegno di un altro architetto, punta a vedere quello che non si vede immediatamente. È un bel disegno. Aldo Rossi era molto bravo a disegnare. Questa è la sua idea. Torniamo indietro. Ecco, questa è la realtà. Una realtà più massiccia, il quartiere Gallaratese, ma rimane questa idea dei montanti che in qualche modo tentano di sollevare il peso, quello che vi dicevo prima, la opposizione tra il vuoto sotto e il peso sopra. Questa è un'operazione architettonica che viene prima di una fase a cui accennava Fortunato D'Amico, che è l'adesione di Aldo Rossi a quello che è il postmoderno, che io non apro, nel senso che ci vorrebbe, non apriamo nemmeno. Ricordiamoci, prego. Una cosa, questa residenza alla Gallaratese è stata abbandonata, i cittadini lo hanno chiamato il carcere, si sono lamentati con l'amministrazione pubblica, hanno abbandonato l'edificio qualche anno fa, perché in fondo qui stiamo parlando, e anche questo forse è lo scarto che dobbiamo far capire, di un'architettura molto disegnata ma poco vivibile. Questo è successo soprattutto a parte, in una parte di questi percorsi che sono stati, questi sono stati davvero utopistici. Soleri non era utopistico perché aveva un luogo e costruiva, è un termine completamente sbagliato quello per Soleri. Invece per lui che ha costruito comunque rimane un utopista, le case non sono ancora adesso abitabili. Ecco, questo mentre parlava Francesca,
Mi è venuta in mente una cosa. Soleri non era un utopista, perché ha rischiato la sua vita su un'idea. Non l'ha disegnata l'idea, l'ha realizzata. Se ad Arcosanti non fossero arrivati le persone a lavorare, a compartecipare a questa impresa, se ne sarebbe andato, avrebbe dovuto registrare la sconfitta. Quindi Soleri, dicono i francesi, chapeau, perché ha rischiato la sua vita di architetto, di intellettuale su questa questione. Andiamo avanti. E vediamo ancora un ultimo architetto, ecco, che è Giancarlo De Carlo, spirito inquieto. L'abbiamo conosciuto, c'è Marco Rossi in sala, architetto, giorno dell'Epifania, siamo andati a chiedergli di fare un determinato lavoro, ci ha rifiutato. Giorno dell'Epifania, il vecchio era lì che costruiva un modello con le sue mani. E questa scena io me la ricorderò per sempre, perché l'architetto, che aveva uno stuolo di aiutanti, il modello lo faceva con le sue mani, perché le mani per l'architetto sono importanti, non l'indice, non le dita, le mani sono un'altra cosa. Allora quest'uomo realizza con un gruppo, lavorava molto con altri, vai pure avanti, realizza questo, che è il quartiere Matteotti, e tenta di dare una risposta. Voi lo vedete, potete valutare, massiccio, pesante, difficilissimo, lavoro difficilissimo, esito, non lo so, devo capirlo, devo entrarci, non l'ho studiato abbastanza. Ma lui fa una scelta, che è quella di discutere con gli operai, cioè di lavorare con loro. Abbiamo l'Aldo Rossi che disegna, realizza e la sua cosa non è vissuta, De Carlo costruisce, però ha costruito discutendo con gli operai della Terni, e a mano è entrato con gli operai nelle case in cui gli operai sono rimasti a vivere. E questo ha significato un esito diverso, che le persone si sono abituate. Molto spesso succede di parlare con le persone per cui tu lavori e devi in qualche modo prenderle per mano e accompagnarle, in qualche modo avvicinarle all'architettura, perché l'architettura è difficile. Fare in modo che questi operai vedessero, immaginassero la loro casa, il loro luogo di vita, dove sarebbero vissuti, dove avrebbero avuto dei figli e magari dove sarebbero morti. Questo è molto importante nell'architettura, legare la vita allo spazio-tempo, come diceva Francesca prima. Andiamo pure avanti. E quando ha l'occasione, questa è l'Università di Urbino, cosa fa l'architetto? Riprende la maglia, e siamo negli anni, fine anni 60-70, c'è questo desiderio di confrontarsi con la natura, quest'ansia del rapporto con la natura, l'avevamo anche noi. Io ricordo un libricino che dovreste recuperare, Primavera silenziosa, il titolo, Primavera, l'autore non me lo ricordo, era una donna, Primavera silenziosa, in cui si descriveva ciò che oggi accade. E noi avevamo un'ansia di recupero della cultura popolare, della natura e soprattutto della responsabilità della cultura popolare e della natura, perché era quella che ci sarebbe servito per vivere, per intervenire, per progettare. Allora De Carlo apre questo anfiteatro che mi emoziona, perché è l'anfiteatro dell'umanità che si affaccia alla natura, in un posto Urbino,
non è, è inutile spiegarlo. Si affaccia alla natura, vai avanti. Si affaccia alla natura e quindi è un, mi viene in mente un paragone che abbiamo qua in Piemonte, la Villa della Regina, vicinissima, dove è stato realizzato il Theatrum Nature barocco. Tu ti affacci e vedi la natura davanti a te, ricostruita in un giardino dall'uomo. Ecco, in questo caso abbiamo quest'ampia, questo anfiteatro che si apre alla natura. E il gioco che vi dicevo all'inizio, vi ho cercato di offrire una chiave di lettura, che è la chiave di lettura del visibile e l'invisibile, attraverso l'immagine, attraverso ciò che i nostri occhi, che sono sempre mobili, riesce a percepire e ricostruire nell'ambito del cervello. Il tempo. Spazio-tempo, ed era una delle nostre ansie. Lo spazio-tempo è fondamentale. Allora mi è venuta in mente una riflessione, che è la seguente. Noi vivevamo in idee, dentro idee, diverse idee, che avevano, proponevano tempi lunghi, quasi escatologici. Paolo Soleri parla spesso nei suoi testi di escatologia, vuol dire della fine, del conoscere la fine delle cose, le cose perché ci sono, perché esistono. Noi vivevamo in idee che avevano tempi lunghi, quindi la nostra vita, la nostra percezione della vita era dilatata. Noi pensavamo sul lungo periodo. Oggi credo che il tempo, la misura del tempo sia cambiata. Per l'architetto questo è molto importante, e parlo dell'architettura in generale. Per l'architettura si parla di 5.000 anni. Quando ci si mette di fronte a un foglio di carta, la cultura di riferimento dilata sui 5.000 anni e magari avanti. Allora mi sono chiesto, possiamo, credo, chiudere questa prima parte, cioè non prima parte, poi c'è soltanto, e devo introdurre poi Fortunato su un tema specifico che... Allora tu riprendi poi alcune cose, allora io chiudo con un'osservazione, che è un'osservazione che nasce dalla mia esperienza personale rispondendo alla richiesta di Fortunato D'Amico. A che cosa è servita questa riflessione per il futuro? Ecco, era come se fossi andato in soffitta, aperto la cassa della nonna e trovato delle cose che possono essere usate per il futuro. Che cosa fondamentalmente? E qui non parlo a loro. Due cose fondamentalmente. La prima è una società della inclusione, una società in cui si accetta di vivere il dramma dell'inclusione, la difficoltà dell'inclusione, perché si ritiene di avere la forza, accettando i tempi lunghi. Forse oggi è più difficile accettare i tempi lunghi perché dobbiamo risolvere i problemi della sopravvivenza in tempi brevi, mentre si deve lavorare su una società della inclusione. Secondo, il fatto che noi dobbiamo immaginare ciò che non c'è. Il nostro mestiere degli architetti qui presenti è quello di immaginare quello che non c'è. Allora, se l'insieme della società si impegnasse a immaginare quello che non c'è, quello che è desiderabile, allora credo che l'esperienza del 68, che è ancora portata avanti da persone che vivono, che magari lo criticano, magari lo rifiutano, perché ci sono molti di noi che lo rifiutano, può
servire anche per il futuro, però questo, diciamo, dobbiamo portarlo avanti in un lavoro di riflessione più profondo. Ti do la parola. Sì, è Urbino questo, è sempre Urbino. Lasciamo stare il centro storico. Ok, tenterò di fare una mia sintesi da ragazzo bambino a fare una lettura. Anche. Posso raccontare quando ci siamo rincontrati? Scusate, a Marcord, scusate, ma è un fatto. Scena, sono da Electa per via di un libro, di un libro di un grande vecchio che ho incontrato, lui aveva 100 anni, io non dico la mia età perché la nascondo, e mi mettono di fronte a questo vecchio. Questo vecchio si chiamava Oscar Niemeyer, compiva nel 2008 100 anni. Mi mettono davanti a lui, a Rio de Janeiro, perché dovevo parlare con lui per fare un suo libro per Electa, per i suoi 100 anni. Mi viene un nodo alla gola, non riesco più a parlare e sto fermo. Lui poi capisce, riprende un po' il discorso e si va avanti. A Electa a un certo punto mi presentano un signore e questo signore mi dice: io la conosco, ti conosco. Io lo guardo, no, dico. Era quel ragazzo che circa bambino, che circa 13 anni aveva, che circa un po' di tempo fa era nel centro storico a imparare con noi come si faceva a vivere la lotta di emancipazione con gli operai che abitavano nel centro storico. Per riconoscerlo mi ha portato una sua fotografia da ragazzo. Ah, ma allora tu sei natino da bambino, tu sei fortunato, fortunatino, natino, tu sei quello. E allora abbiamo ricostruito e ci siamo riconosciuti. Bene. Ecco, adesso se è possibile far partire questa cosa e poi riprendiamo il PowerPoint, Elena, c'è l'audio, vero? Carosello nel 68, e questo è anche per me anche una parte di questo 68, e queste storie che abbiamo visto fino ad oggi sono assolutamente vere, sono reali, però c'era anche un altro 68, oltre a tutto questo impegno e questa ricerca c'era il 68 dell'industria, il 68 che noi bambini abbiamo vissuto tantissimo. Nel 1963 Giulio Natta vince il premio Nobel per aver fatto una ricerca sulle plastiche, da cui nascerà il Moplen. Il Moplen sarà una rivoluzione pazzesca nel mondo del design. Il design è quella parte di mestiere allora che faceva l'architetto, che oltre a progettare gli edifici progettava poi i dettagli dell'abitazione, se volete ci vediamo. Questa nascita della plastica per noi ha rappresentato la differenza tra le generazioni di prima. Abbiamo capito che con la plastica noi bambini eravamo diversi, cioè la casa diventava di plastica, tutto era di plastica, pure la tovaglia per mangiare era di plastica,
e i cucchiai erano di plastica, si andava a fare il picnic di plastica, era un mondo di plastica che i grandi, mia nonna non accettava per esempio assolutamente, mia mamma che era più giovane sicuramente si sentiva più giovane anche lei, ma qui partivano proprio i nuovi linguaggi e credo che questa differenza si possa leggere, giusto per rifare un periodo di rilettura delle immagini che abbiamo visto, si possa capire anche ad esempio questa forza che entra con la plastica, entra col colore. Si vede anche in Renzo Piano quando progetta il Centro Pompidou a Parigi, no? È un posto coloratissimo. I colori per me del 68 sono l'arancione come primis, questo verde limone, che è anche poi i rossi, questi tipi di rossi. Il 68 per me è anche la televisione, ovviamente, perché la televisione, lo dicevamo prima, ci porta a casa le merci di consumo, gli elettrodomestici, e questo diventa quello che abbiamo chiamato consumismo, in realtà è l'altra parte del progetto dell'architetto, cioè il design del consumo. In questa lettura, ad esempio, che abbiamo fatto il 68 con molte sfaccettature, una di queste rappresentata sempre da Renzo Piano è davvero particolare, cioè tutto quel colore nel centro di Parigi in un quartiere assolutamente storico sconvolge l'umanità, è un progetto che parte nel 68, si realizza nel 71, Renzo Piano è giovanissimo, ha solo 33 anni, ma lui fa una rivoluzione fortissima, la vorrei proprio mettere in contrasto con queste immagini del cemento armato, perché il cemento armato oggi è il grande inquisito, gli ecomostri, i ponti che cadono, sono questo materiale oramai nell'immaginario di quello che si chiama sostenibilità, no? E però Renzo Piano, insieme a Rogers e agli altri partner che aveva, fa una rivoluzione pazzesca, cioè costruisce un'astronave riprendendo tutte le teorie del 68, degli Archigram, degli Archigram e dei Beatles nel Yellow Submarine addirittura, perché poi le attinenze sono anche quelle di una cultura che si basava sui fumetti e sui cartoni animati, e costruisce questo centro che ha una caratteristica unica, cioè dentro è tutto vuoto e non ci sono colonne, e questa è la vera rivoluzione, uno spazio libero, cioè senza confini se non quello del suo perimetro, 12 partizioni con queste travi chiamate gerberette costruiscono uno spazio dove ognuno può personalizzarlo ogni volta che decide di farci un evento, creare una situazione. Uno spazio dove per la prima volta si mettono i microfilm, adesso parliamo di computer, ma allora i libri venivano fotografati uno per uno e fatti col microfilm, era un posto eccezionale e quando io ho fatto 14 anni sono andato a Parigi, quando ne ho fatti 15 anche, sono andato a Parigi per 10 anni di seguito, sempre a Pasqua, no? Per vedere questo centro Pompidou che era l'orgoglio di noi italiani. Ma quando sono arrivato all'università, ho lasciato Torino e sono arrivato a Milano, mi sono trovato in una situazione drammatica, perché era appena finita la presidenza di come si chiama, Paolo Portoghesi, che ricordate, no? E Milano non voleva bene a Renzo Piano, non gli voleva proprio bene, per cui io avevo conosciuto Renzo Piano a Torino in via Barbarossa, come sapete è noto luogo della prostituzione una volta, ma uno di quegli edifici di via Barbarux di proprietà del gruppo Fiat, dell'IFI, veniva messo sotto sopra e mandati a casa le classi, diciamo, meno ambienti che stavano dentro, però Renzo Piano allora, che si stava occupando era giovanissimo, del restauro di questo edificio, aveva intavolato proprio con gli affittuari di questo edificio, si incontravano una volta ogni tanto e discuteva con gli abitanti attorno a questi tavoli, chiedeva loro: ma come vorreste la casa del futuro? Noi dobbiamo restaurare questo edificio, diteci quali sono i vostri bisogni, qual è la vostra idea di futuro, e quindi dialogava con gli inquilini. Ecco, poi questa cosa ha fatto molta impressione, tanto che Ho deciso che avrei frequentato gli stessi insegnanti di Renzo Piano, mi sarei iscritto alla facoltà di architettura di Milano e bla bla bla, no? Come capita ai bambini. Tutto questo mentre c'erano anche le occupazioni di case a Torino, sempre nella stessa via, no? Più o meno. Questo per dire che poi le tendenze dell'architettura, anche quella contemporanea, quella di Renzo Piano, è una qualcosa assolutamente di
di diverso anche rispetto alle letture che abbiamo potuto dare, perché ad esempio Renzo Piano entra nel mondo contemporaneo con un'immaginazione fortissima che arriva da un 68, lui occupa l'università eccetera, ma arriva da questa idea più milanese, diciamo, che torinese. Io faccio sempre ormai questo discorso un po' stramballato, cioè la città di Torino è una città che conserva la tradizione e la memoria, Milano è quella che porta avanti l'innovazione. E ci sono altri architetti che hanno fatto il 68 che non abbiamo citato, ma che chi è architetto si ricorda. Ad esempio a Roma abbiamo i vari Quaroni, Ridolfi, poi abbiamo a Milano invece abbiamo poi Cacciadominioni, Piero Bottoni e Sesto San Giovanni. Magari non vi dicono niente, ma hanno costruito porzioni di territorio importanti, e non sono appunto gli Aldo Rossi, che hanno costruito pochissimo, ma poco architettura, molta immagine, molta meno immaginazione, dico io, no? Per cui c'è questo contrasto tra ciò che è immagine e immaginazione, che tu prima dicevi, no, Guido? Poi, non so, Franco Albini, che è stato poi l'insegnante di Renzo Piano, che costruisce poi la metropolitana, le visioni in questo momento da 100 km di distanza sono diverse dall'architettura, perché Milano allarga gli orizzonti, costruisce una città sull'industria che sta in Brianza, sul design brianzolo, che è diverso da quello torinese, che è quello della grande industria, dell'industria di massa. Milano ha l'industria di massa a Sesto San Giovanni, ma alla Marelli, la Breda, poi all'Alfa Romeo. Di fatto però la sua economia si basa su piccole aziende della Brianza, quindi il design è poco legato all'automotive rispetto a tutto il business. Ecco che qui si sviluppa una nuova idea anche di produzione, cioè quella che deve accompagnare, l'architetto deve accompagnare con le sue produzioni di oggetti la nuova vita contemporanea, no? In primis abbiamo riconosciuto prima il grattacielo Pirelli, no? Di Gio Ponti è un esempio, qui non l'abbiamo visto, ma Gio Ponti, abbiamo visto uno dei suoi edifici, è un architetto di transizione. Da un lato fa un grattacielo Pirelli assolutamente moderno, slanciato verso l'altro, dall'altra parte costruisce molte chiese e molta architettura, diciamo, massiccia, come dicevi tu, tradizionale, cioè le sue piastrelle di ceramica bugnate nella facciata ci danno idea di come in questo momento il mondo italiano vive una tensione incredibile, cioè tra la tradizione che deve portare avanti, il discorso che si era già fatto con la Bauhaus e tutte le altre scuole in Europa, in Germania, e che in America era già stato superato, era passato anche dal cosiddetto styling, dallo stile, no? E che adesso arriva in Italia in maniera prepotente, per cui abbiamo due tensioni nel paese che sono forti: una, la ricerca ancora della comunità, lo spirito comunitario; dall'altra l'innovazione, da un lato l'inclusione, che è quella che si cerca nelle università, nei politecnici qui del Piemonte, e dall'altra quella che sarà la lotta all'individualismo, che vedremo poi svilupparsi negli anni 80, no? Ecco, questo e lo vedremo anche nella città. Le città perdono il centro. Milano vive su Piazza Duomo per un po', poi quando arriva Ramazzotti, se chi se lo ricorda di voi, la pubblicità del Ramazzotti fa vedere la bottiglia del Ramazzotti in primo piano, che arriva dal Duomo e si mette in primo piano e supera il Duomo di Milano, vuol dire che siamo negli anni 80, la Milano da bere, ed è cambiata la città. La città di Milano si reinventa sempre a partire dal 68, con, per esempio, negli anni 80 con il terrazzo Martini. Ecco, io non chiamerei Milano una città dell'architettura, perché Milano non è una città dell'architettura, se non oggi che ha voluto praticamente buttarsi su questo primato, costruendo e buttando giù magari anche pezzi di storia come la vecchia Fiera di Milano o altri quartieri. Chiamerei Torino più una città dell'architettura, questo per un confronto anche storico, anche nella modernità molto più attento, no? Diciamo che la liberalizzazione dell'architettura a Milano è stata drammatica, anche se vissuta con questo clima molto consumistico, quindi
la gente sta molto fuori a Milano, si vive molto fuori, c'è molta 6 milioni di persone arrivavano fino a qualche anno fa a lavorare, quindi la dimensione, ho visto oggi a Torino il mezzogiorno è molto più tranquillo, Milano è molto incasinato, la gente va a mangiare, poi torna nelle sue città, una volta ex dormitorio, oggi di nuovo centri, grazie a Dio, un po' più rivissuti. Ecco, su questo si innesta il discorso del design, che a Milano chiaramente, partendo da quella pubblicità, lavora sulla plastica e noi diventiamo, sto cercando il telecomando, che tanto lo funziona. La plastica è poi quella che caratterizza, quella che noi adesso chiamiamo la società che non vogliamo più, cioè quella dei rifiuti, l'ho detto anche per chi c'era l'altra volta, dove è finito il design, quello che abbiamo tanto lodato del 68? È finito nelle grandi immondizie, perché buona parte del design è stato fatto con la plastica, con la Moplane, lo abbiamo lodato, però c'era di base questo problema. La plastica non riusciamo a smantellarla mai, cioè facciamo delle città ancora adesso di residui di plastica. Comunque tra gli altri questo designer un po' fuori dalla norma, anche dei designer milanesi, anche se adesso il Politecnico dove insegno a Milano, nella scuola del design, ha dedicato l'aura principale ad Achille Castiglioni. Ecco, questo è un modo di vedere il design un po' particolare rispetto a quello che vedremo del consumo. Lui quasi sempre costruisce oggetti riciclando altri oggetti, dice che bisogno, io l'ho avuto come insegnante, cioè lui quello che si diceva sempre, ma che bisogno ha di inventare una nuova lampada, che bisogno ha di inventare un nuovo stile? E quindi tutto il suo modello di design è basato sul riprendere pezzi che già venivano realizzati, vedete in quel caso lì, quel sedile, era già tutto fatto, doveva solo comporre un nuovo oggetto del design, così vale per quella luce, un tubo di plastica dentro cui ci sono poi delle lampadine, così vale per questo paramento, sono questi oggetti di cose che vengono comprate da altre aziende e rimesse insieme, quasi mai Castiglioni decide di operare, quindi la sua modernità è una modernità che già comincia a essere consapevole del vero problema, cioè la superproduzione, i super fetici che inonderanno il mercato e faranno diventare poi anche grande l'Italia da questo punto di vista, no? Quindi forme molto semplici, chiaramente c'è anche molto l'influsso, lui era molto amico di Bruno Munari, per cui c'è anche molto influsso di Bruno Munari, che era sicuramente utopistico quando faceva il designer, però quando faceva l'arte lo chiamavano arte concreta, quindi c'è sempre questo bisticcio incredibile, dicotomico. Ecco, questo invece è stato un bambino prodigio, perché a 16 anni Gio Ponti, che bisticcia con la proprietà di Domus, lo manda a dirigere Domus, lui non va più a Domus, nella casa editrice, e manda questo ragazzino che disegna con due mani allora, e lo aveva aiutato anche a disegnare la grattacielo Pirelli. Questo ragazzino da quel momento in poi diventerà praticamente, poi sarà anche il direttore di questa rivista, si chiama Cesare Maria Casati, poi inventerà la rivista L'Arca e tante altre. Però allora lui è molto, molto bravo a disegnare, ecco, inventano questi oggetti che sono tutti quelli della contemporaneità, in particolare quelle pillole che vedete in sotto, sono pillole che ormai sono diventate un oggetto culto del design, li vendono tantissimo anche su internet, i giapponesi ne vanno matti, oppure quello interno del 68 di un night club, si chiamavano così, no? Adesso le città vivono di notte, ma allora vorrei ricordare che i bambini andavano a letto dopo il carosello, ma alle 10:30 la televisione veniva spenta, quindi quell'oggetto misterioso che ci portava il futuro e sfondava la parete della casa, comunque fino a una certa ora, ci si alzava molto presto allora. Ecco, qui è come sta cambiando. Ecco, cambia prima all'interno, prima che l'architettura, perché chiaramente le merci entrano nelle case, non hanno ancora l'adeguata posizione, perché le case sono ancora quelle vecchie, non sono quelle, oppure le case popolari che venivano fatte a Torino, a Milano, non erano ancora adatte. Milano lo fa prima, perché
Per esempio le case di Franco Albini, non so se ci siete state, sono davvero bellissime, cioè stare dentro una casa di Albini o di Caccia Dominioni, si capisce come il discorso di questa modernità viene filtrata da molta cultura, cosa che non avverrà poi nel resto della città o nel resto delle periferie italiane. Però sì, la rivoluzione del 68 per quanto riguarda gli architetti parte dal design. Ecco, queste sono alcune delle, questa sono i nuovi strumenti delle sedute. Le sedute sono libere. Che cosa cambia con il 68? La libertà arriva nel corpo. Vi ricordo che il rock and roll aveva fatto muovere tutti quei corpi degli anni 50, svolazzare gonne e fare salti mortali pur di ballarlo, ma aveva cambiato gli ambienti interni delle case, perché i giovani volevano ballare e quindi c'era bisogno di posture diverse, cioè il contatto con i corpi avveniva in maniera diversa rispetto agli anni 50, agli anni 40, no? Ecco che questi sono designer che allora molto famosi, De Pass, Urbino, Lomazzi, che progettano questi strani oggetti, perché uno è una poltrona gonfiabile per cui te la potevi portare in vacanza, noi ce l'avevamo, per cui quando si partiva per la vacanza gonfiavi la poltrona, che era un po' sul tradizionale ma era divertente perché la portavi, come ci mostra la modella, anche al mare. E quello è un guantone, no? Da baseball, che diventa un posto appunto per sedersi in maniera strana, perché il corpo cambia il modo di sedersi ed essere tradizionali non funziona più. Ecco, questo fanno gli architetti, cioè costruiscono nuovi modelli di vita. Questa la riconoscete anche lì in basso, per i più giovani che non l'hanno visto, questo è stato uno dei grandi momenti comici dell'Italia, Paolo Villaggio, il personaggio di Fracchia, che si confronta tutti i giorni con la modernità del design proprio, cioè la filmografia ci mostra come la difficoltà degli italiani di allora di interloquire, di relazionarsi con i nuovi oggetti, e questo è il famoso sacco di Fracchia di cui lui, vi ricordate, cadeva sempre. E noi ci divertivamo a provarla là dove ce n'era uno, o se ne costruiva uno anche a casa, perché magari la mamma e la nonna erano anche in grado di aiutarci. Ecco, questo è stato un grandissimo, è morto giovanissimo, e lui si chiama Gio Colombo ha fatto veramente, cioè, la storia vera di quello che poi sarà la Cartel e dell'industria della plastica. Vedete che cosa cambia in questo design? Non ci sono più gli spigoli, cioè si lavora di linea curva. Questo perché l'industria della plastica, no, proprio per il modo di produrre gli oggetti, deve lavorare di estrusione, deve lavorare con gli angoli smussati, deve avere quella possibilità poi di tirare fuori il pezzo dallo stampo, no? Quindi, ecco, e le linee morbide diventano una caratteristica del design, quasi sempre una caratteristica del design della plastica. Ecco, guardate questi oggetti, perché penso che li avete tutti visti, anche i più giovani, nelle vostre case. Sono oggetti mobili con le rotelle, no? Questi cassettini che venivano utilizzati in particolare dagli architetti, anche, no? Sì, tutti e due. Questo qui io ce l'ho ancora nel bagno, però bianco, ecco. Perché erano contenitori fantastici, perché li potevi spostare, cioè allora il mobile, quello che si chiamava mobile era immobile, questo invece era veramente mobile, ecco la bellezza. La plastica era bella perché portava il colore, nelle vecchie case ancora da ristrutturare, no? E noi ci vestivamo, ecco, io per ricordare, tu mi hai chiesto il 68, per me il 68 è la mia maglietta verde con scritto Messico 68, che mi portavo dietro per andare in via Garibaldi, dove c'era un negozio che aveva la TV a colori in vetrina, e quindi stavo lì a vedere alcune gare tornando a casa e sognando che un giorno la TV a colori, se non 10 anni dopo, sarebbe arrivata nelle nostre case, no? Ecco, questo è un altro oggetto di fortissimo consumo, sempre di plastica. Adesso i giovani non sanno che esistevano i 33 giri, i 45 giri, erano dei dischi di plastica dove appunto venivano registrati pezzi musicali. Questi mangiadischi se li mangiavano proprio, nel senso che il problema dovevi metterlo sopra. Cosa capitava però con la plastica? È che ti rovinava la vita, perché se eri bambino e ti eri comprato il disco di Patti Pravo o dei Rockers o quello che era, o dei Beatles, se tu eri in macchina, perché lo ascoltavi poi in macchina e viaggiavi d'estate con la famiglia, lo lasciavi in macchina col caldo e il disco si scioglieva. Quindi, poveri noi, i dischi si sono quasi sciolti tutti e si deformavano, non erano più
suonabili. Questo è un altro pezzo di un designer diventato poi famoso, che è passato dalla razionalità dell'Olivetti, e anche questa è la lettera 65 dell'Olivetti, una rivoluzione anche questa di plastica. L'Olivetti era un'azienda piemontese di Ivrea che aveva conquistato il mondo con queste macchine da scrivere, no? Vedete, siamo già agli albori di quella che sarà la società dell'informatica col computer. È interessante vedere come appunto un'azienda così seria come la Olivetti, no, dia del colore e questa forma grazie a Ettore Sozzas, che diventerà poi un traditore del razionalismo in qualche modo, diventerà un artista designer, no? Ecco, questo è Studio 65. Questo pezzo, anche questo, è un'icona mondiale. Pochi, ma veramente pochi, sanno che è lo Studio 65 di Torino. Cioè, tu lo sai, ma davvero, beh, sono tanti, no? Ne parlavamo anche con lei, vero? Studio 65 di Torino, e costruisce questa bocca prendendola da un quadro di Salvatore Dalì e dall'attrice che si chiamava, scusa che te lo ricordi, Mae West, esatto. E quindi porta fuori dall'arte, porta questo pezzo. Ecco, qui stiamo parlando comunque del 68. Questo pezzo, secondo me, è già un altro anticipo della corrente sessantottiana che diventerà postmoderna, cioè fuori dalla funzione dell'architettura, fuori dai discorsi scientifici, si fanno le forme, no? Non è più interessante tanto quanto quello che ci proponeva Renzo Piano col Bubur, no? È più importante l'immagine. Quella differenza la vorrei tenere, cioè immaginare e avere un'azione è tipico del centro Pompidou, che gli architetti non amano. E vi dicevo, sono arrivato a Milano, il primo anno faccio una tesi sul Bubur, il primo anno, il mio professore, e io non ho i libri, non ci sono libri a Milano, è il 1980 e i libri vado a prendere, perché andavo sempre a Pasqua a Parigi a vedere il Bubur direttamente a Parigi, e trovo addirittura l'edizione, l'unica edizione italiana che aveva scritto lo stesso Renzo Piano per Eletta. Cioè, questa era la situazione, era Renzo Piano contro tutto questo sistema che governava le università, no? A Milano l'università era stata governata, oltre che da Giancarlo De Carlo, poi da Paolo Portoghesi, e che voi sapete poi che cosa è successo. Paolo Portoghesi è diventato il teorico del postmoderno in architettura, e io sono arrivato in una situazione drammatica dove una parte dei docenti, che erano stati assunti da poco, faceva disegnare le colonnine per fare l'architettura e non si guardava più all'architettura. Un'altra parte andava contro, ma veniva anche sbattuto fuori dall'università, erano anni così. Quindi questo 68 ha portato nell'architettura tante strade diverse, eh. Devo dire che poi la scuola, nonostante Paolo Portoghesi, teorico, preside della facoltà di Milano, era romano, devo dire che ha creato molti proseliti milanesi. Uno di questi era appunto Aldo Rossi, di cui, quando, tra l'altro, dico un piccolo aneddoto, Aldo Rossi è stato bocciato 5 volte in composizione architettonica proprio nel corso di Cesare Maria Casati. Questo per dirvi, io quando l'ho conosciuto, così un po' sbadatamente, poi ho diplomato anche sua figlia quando lui era già morto, ma l'ho conosciuto durante una gara di presentazione, non era una gara ma era una presentazione di progetti tra lui e Mario Bellini di quella che era la nuova fiera di Milano allora, l'ampliamento della fiera vecchia. E lui si è presentato, mentre Mario Bellini è arrivato con le tavole di progetto, gli hanno chiesto il progetto, lui dice non, ma che progetto? Si è messo a disegnare sulla Repubblica con la penna il progetto. Questo per dirvi come il sentire l'architettura a volte può avere delle strane contraddizioni, no? Queste sono le storie un po', ecco. Ecco, questo è interessante perché anche questi sono sempre loro, Studio 65. Questo è, tu parlavi prima di Piero Gilardi, ecco, anche questo è un pezzo alla Piero Gilardi, ingigantito e diventato pop. Ecco, la tendenza al pop è una tendenza che nasce proprio nel 68 ed è l'anima, diciamo, che nonostante fosse in fondo più fricchettona da certi punti di vista, ma anche l'anima che diventerà più commerciale, più adatta alle aziende a fare comunicazione d'immagine. Ecco, questi sono in parte nella mia vita, perché questi oggetti li ho avuti qui tutti e tre, poi ho seguito anche per
tre anni i corsi di Marco Zanuso senza dare l'esame, perché la lista di attesa per dare l'esame allora era così celebre, dovevi aspettare tre anni, c'era una classifica al Politecnico di Milano. Però Marco Zanuso, che era un tipo molto particolare, ha avuto una grande intelligenza nel lavorare su questi oggetti, che sono delle icone, proprio perché in quel momento la televisione era l'oggetto che cambiava la casa, così come il telefono. È il primo telefono che si apre in questo modo, che assomiglia ai cellulari, da cui i cellulari poi copieranno. E questa radio che cosa non è? Sono sicuramente, la Brion Vega è un marchio mondiale che ha fatto scuola in tutto il mondo grazie a questo. Ecco, questa è una sintesi molto molto generale. Credo che in questa contraddizione del 68 dobbiamo poi cogliere la grande anima del cambiamento in cui oggi siamo arrivati. Siamo in una società globalizzata, in una società dove oggi ci si richiede, come nel 68, di riscomporre tutti i linguaggi per riscomporre la nostra vita, e quindi credo che la rilettura del 68 non possa essere Marcord, ma una rilettura critica di quello che ci aspetta oggi, quando le Nazioni Unite ci chiedono nell'Agenda 2030 di ricostruire un mondo che non abbia più confini, ma che nello stesso tempo risolva tutte le contraddizioni che in questi anni sono state un po' il leitmotiv. Io chiuderei qui, lascerei solo la parola a te per i saluti. Saluti. Grazie per la pazienza.